www.castelloincantato.it. La notizia. Corre. Erba di casa mia, mangiavo in fretta e poi correvo via. Quanta emozione! In giro per la terra di Manfredi, una giornata domenicale, quella di questa mattina, un sole splendido ed un eloquente silenzio quando sono le 10 e 27 minuti in questo momento. Carmelo Barba e Salvatore Favata salutano gli amici visitatori di Castello Incantato per un'altra puntata di In giro attraverso la terra di Manfredi. Stamattina, ecco, tratteremo il quartiere Madriccia, dove, ecco, regna in questo momento l'assoluto silenzio e dirsi che è una giornata domenicale. La Madriccia, in pieno centro storico, risente, come del resto in altre parti, dello spopolamento dei suoi abitanti verso, ecco, altre zone del paese. Ecco, con noi abbiamo Maria Concetta Messina Lomanto. Messina Lomanto, intanto buongiorno. Buongiorno. Ecco, siamo qui per una ripresa del quartiere Madriccia. Da quanto tempo abita in questa, in questo vicolo primo? 37 della via... anni. 37 anni. Sì. Ecco, come vive la sua vita in questo quartiere? Benissimo. Bene. Cioè, dal punto di vista di tranquillità, bene. Ma ultimamente stiamo vedendo che le persone piano piano vanno via. Cioè, noi... Quante persone abitano qui, ecco, in questo raggio, in questo lembo allora, di terra? Allora, a parte la mia famiglia, abita un vecchietto che è ancora in vita, ha 92 anni, altre due famiglie nei due angoli, ma tutto l'altro è desolato perché sono morti e alcuni sono emigrati. Abbiamo notato un assoluto silenzio già alle 10:30. Sì, perché non ci sono persone, quindi silenzio è normale. Ecco, giovani risiedono in questo quartiere? Pochissimi. Pochissimi. Pochissimi, sì. Pochi residenti, quindi la tranquillità è anche dovuta anche a questo. E queste erbacce che ci sono? Ecco, la queste... poca cura che si ha in queste zone. Certo, sempre diciamo per le persone che ci sono, io ci sono ma no, vado pure in campagna e ci sono pochissimo a casa, c'è un vecchietto di 82 anni, qua non ci abita nessuno, qua non ci abita nessuno, qua non ci abita nessuno. Ieri si sono sposati, come lei ben vede, nessuno ha provveduto alla raccolta di quello che si è formato, quindi... Se ci fossero persone, allora qualcuno provvederebbe anche alla pulizia, ma visto che persone ce ne abitano poche e chi ci abita ha una certa età. E da parte di Castello Incantato una buona domenica. Grazie altrettanto. Ecco, qui siamo nella via Vicolo La Luciana. Noi chiediamo a Mario Callari come mai queste erbacce lungo la strada. Allora, come io sono andato più di una volta nei vigili urbani, da Carlo Mangiagatta, diciamo così, al comune, per andare a vedere per questo tipo di erbacce. In via del Bosco io ho pure un'altra casa che è di mio figlio, e che abbiamo un garage, che ho chiesto più di una volta di andare a pulire là, sì, c'è un materasso buttato da e dico cosa c'è da fare per togliere questo tipo di porcheria. Non abbiamo operai, siamo a corte di operai, siamo a corte
dico, se un comune che ha tante tante, diciamo, impiegate come l'abbiamo noi a Caltanissetta, che io sono un dipendente comunale a Caltanissetta, come mai che qua c'hanno un tanto tipo di, diciamo, di impiegate, di operai, come mai che non le prendono a far fare tutta questa produzione al paese? Io ora mi chiedo al signor sindaco, a tutta la cosa comunale, l'amministrazione comunale, come mai che non vengono a vedere che forchiera abbiamo noi? No, sì. Mi devono scusare la parola, come mai questo tipo di porcine che abbiamo nella, diciamo, zona storica? Pochi residenti, ma diciamo pochi ma buoni. Abbiamo qui il signor Francesco Vullo. Da quanto tempo abita in questa via Vicolo Lalloci? Via Barcellona, via... Ecco, è stato sempre a Mussomeli? Sempre Mussomeli. A Mussomeli. Campagna su Mussomeli. No, ma ai giovani cosa vuole dire? Ecco, ai giovani. Io giovani, già che mancano i cavalli, mancano tutte cose. Ecco. Che sia quello da lì? Le ora già di travaglio, manco un anno e quattro. Aiutarle con le preghiere, ma solo con le preghiere. I giovani vogliono lavoro. Ecco, e allora, ecco, se il lavoro non ce n'è, cosa bisogna fare? Uno dovrebbe inventarsi un lavoro, evidentemente, ecco, aiutate dalle istituzioni, è una casalinga. Io, ecco, sono una casalinga, ma prima anche andavo in campagna con mia mamma. Custodisco i miei figli, mio marito, ma però il tempo libero che ho sempre vado alla messa. Sì, perché i giovani non sono come noi che eravamo di altri tempi. Perché ora i giovani hanno forse paura, ma noi dobbiamo coraggiarli, e perché non ci devono comportare perché sì, hanno paura, ma devono avere coraggio. Coraggio anche loro stessi, e noi aiutarle. Bene, noi chiediamo, che lavoro fai? Prima facevo il muratore, ora faccio la guardia giurata. Ecco, la vita da guardia giurata, come la trascorre? Davanti alla banca. Hai paura? Un pochettino sì. Sì, paura tutti i giorni. Da quanto tempo fai questo servizio? Quasi un anno. No, ok, auguri. Grazie. Qui siamo proprio di fronte alla chiesa, al gioiello, ecco, della chiesa di Santa Margherita, che ancora rimane chiusa. Nonostante i lavori che sono stati eseguiti e che da tempo il portone ancora non dà segni di apertura. Il suo parere su questa croce che è stata installata qui nella zona San Calogero. Ecco, con noi abbiamo Paolino Fasini. Cosa puoi dire? La croce è di quando sono io, che un impresario, che sicuramente sarà di origine mussomolese, che abita a Genova, ha fatto una promessa. Ha comprato questa croce e l'ha venuta a mettere qua. Che poi, perché la devono togliere, mica lo so. Mica sono venuti di testa sua. Sì, però a me risulta che prima erano stati ad Acquaviva e lì non l'hanno accettata. Ma secondo te bisogna toglierla o bisogna lasciarla stare, oppure bisogna seguire un po' chi ne sa più di me? La croce è bella, il punto è pure bello, però se ci sono altri problemi con il vescovo, con gli altri... Ne ha, ecco, fatto parlare la stampa per via di quel materasso che da 3 mesi giace. Cosa possiamo dire? Non dico che il 100%, almeno il 70% dell'amministrazione se ne frega totalmente, perché sono andato a dirglielo. Dovrebbe andare, chi è di dovere, andare da questi del lato e dirgli che ci sono queste situazioni. Loro mi hanno detto che sono senza operare, però guardi, io
ci credo poco che sono senza operai. Se sono senza operai ci sono tanti disoccupati, metto anche a farli lavorare. Ma visto che se ne fregano, io sono costretto che passerà quest'altra settimana a darli a denunciare alla procura e ai carabinieri, perché non è solo il materasso, c'è una ringhiera che manca, poi ci vuole fatta una grada di raccoglimento dell'acqua, perché quando piove là c'è la cascata del Niagara. E io per entrare dentro con il bambino mi tocca mettergli gli stivali fino a qua. E se ne sono fregati, già dall'anno scorso che glielo dico. L'erba, i vermi, l'immondizia che c'è sotto il burrone. Se prende fuoco qualche cosa qua siamo rovinati. Siccome? Perché io c'ho un bambino che mi gioca fuori. Non vorrei che prenda qualche zecca, gli cade qualche pietra, perché c'è pure il muro del Signore che poco a poco va cadendo, ma è l'erba che c'è. Non potevamo chiudere la puntata, ecco, senza aver fatto parlare l'arciprete, ecco, al quale chiediamo un quartiere, quello di Santa Margherita, sembrerebbe essere stato sedotto e poi abbandonato. Cosa risponde? Cosa dice su questo quartiere? Siamo già in una fase di sensibilizzazione comunitaria, per cui ci stiamo già adoperando. Proprio adesso ho lasciato una lettera da spedire anche alla sovrintendenza per richiedere un poco gli interventi urgenti, e ho parlato proprio perché per la storia e la cultura mussomolese è essenziale una ripresa, perché se passano ancora un paio d'anni, a cominciare da quella che è l'aspetto monumentale, la chiesa stessa di Santa Margherita, non resterà niente, pietra su pietra, già molti stucchi sono a terra, ci sono ampi squarci aperti nelle pareti, dopo il restauro ancora non mi si consegna la chiesa per poterla adoperare, sia per motivi anche turistici come anche della tradizione religiosa che vorrei riprendere, e mi si dice che ancora si ha bisogno di tempo per rimediare. A che cosa non capisco. Noi abbiamo fatto una richiesta col volontariato di poter togliere anche le macerie che sono accanto delle case dirute ormai, no? Che purtroppo stanno rovinando completamente il monumento, ma si stenta, perché bisognerebbe conservare, ma conservare per che cosa e per quando, se non ci sono i fondi per ricostruire queste casupole. Danneggeranno inesorabilmente e irrimediabilmente il monumento, quindi io credo che se non si interviene subito, entro due anni questa acqua e umidità che entra già nella chiesa tiene mani veramente, farà sì che non avremo niente più da riparare. Con esso è un'immagine di tutto il quartiere del centro storico, come avete visto, che già va cadendo qua e là. Se non si pone rimedio, una strategia magari di, non dico di recupero, ma comunque di risanamento, certamente veramente avremo qui l'after day, cioè un abbandono totale con le erbe, magari infestazioni di topi e di altro eccetera. Un bel centro storico, poche persone. Sì, purtroppo lì è un discorso un po' più ampio, perché ci sono anche dei suggerimenti della comunità europea con certi interventi, come alcuni comuni si stanno adoperando a fare, per cui unire, ristrutturare due, tre case per poter far sì che possa continuare a vivere questo quartiere, essere abitato, ma così nello stato in cui si è, poca viabilità, zero anzi per certe zone, per cui un pronto soccorso non si può fare. La persona anche anziana viene trasferita dai figli nella loro casa del centro nuovo, moderno, dove può essere servito e accudito eccetera. Fin quando non si rende la viabilità accessibile, ogni casa è ristrutturata, e allora sarà sempre un dissanguamento continuo fino alla disabitazione totale, sarà veramente desertificato questo centro storico. Dalla parrocchia della Madrice, dove hanno assistito alla messa domenicale delle 11, Carmelo Barba, che ha curato le interviste, Salvatore Favata ha detto alle riprese, vi ringraziano e vi danno l'appuntamento, ecco, alla prossima volta. A tutti quanti un saluto e un caloroso ciao.